domande vere. Preparate la stampa vera. Quale stampa? Cos'è questa? Allora. Allora. 1, 2, 3, pronti via. Qui la stampa, come ogni anno, per un'intervistina con voi. Va bene? Siete pronti? Ecco, cominciamo col più. Giacomino. Più, poi... col più. Ecco, Giacomino, ma nel film, no? Nel film che avete rivisto, ve lo ricordate, giusto il film? Ecco, tu, questo combattimento con questa morta, giusto? Questa donna morta e la donna viva che è la Sara Damario, attriciona che... avercene. Ma è così difficile scegliere? Lì la scelta è tra il passato e il futuro. Ed è vero che bisogna rimanere fedeli al passato, però per vivere bisogna anche guardare avanti. E poi l'attrice era brava, raffinata, sapiente. Dovresti lasciarti un po' andare, scioglierti un po', non lo so, con del movimento, dello sport. Ma io faccio sport. Ah. Bocce. Bocce. Accostatore. Come mio nonno. Non come certe attrici che per nepotismo... Ecco, già, non so a chi si riferisce, c'è qualcosa, sento bzzz, non funzionava. Allora passiamo al Giovanni, va bene? Giovanni, qua mi dicono, no, per esempio, ma cos'è questo viaggio che fai avanti e indietro all'estero addirittura? In realtà diciamo che io ho tanti interessi, non mi fermo a un interesse solo, quindi viaggio per l'Europa e conosco persone. Sterminando animali. Sì, beh, ma quello è un dettaglio veramente secondario. E alla fine resti solo, giusto? Ma non è detto, perché alla fine... Con la scimmia. Una, due, tre. Tocca a te. No, ma non è possibile. Ma come fai a ricordarti tutte le carte? Come fai? L'ho proprio creato a mia immagine e somiglianza, Charles. Sì, sì, dai la mano, intanto hai vinto anche questa volta. Cioè, lo beve sempre lui, se tu ne porti due, almeno uno riesco a berlo anch'io. C'è una scintilla invece che coloro che sapranno leggere, cogliere nel film, nel finale, capiranno che non rimango veramente da solo. No, perché ho chiesto all'attrice, mi ha detto, no, si sbagliano, non è questo che si voleva dire. Bene, ho chiesto al commissario. Bene. Adaldo, cosa chiedo ad Aldo? Ma tu perché sei così truffaldino, non vinci mai? Perché sei sfigato, giusto? Un po' non vinci. E poi mantenuto, giustamente poi da chi? Da un'attriciona? Ti rendi conto che figura mi hai fatto fare? Zio Franco mi ha detto che oggi doveva essere il tuo primo giorno di lavoro. Dove diavolo sei stato? Ma come mai questa sfiga? Prima o poi ti deciderai, no? E cosa apprezzi? Apprezzi il fatto? Ecco lei. Ma allora, vede. Ecco, vuole rispondere, hai capito la domanda? Sì, ho capito la domanda. Per me farsi mantenere da una donna è la cosa più bella che ci può essere, perché vuol dire che la donna ci tiene proprio a te. No. Ed è una prova d'amore. La donna dice, non fa niente, mi mangia tutto in casa eppure me lo tengo. E per me vuol dire che mi ama davvero. Questo è amore vero. Per me la prova dell'amore è questo. Se uno è ricco e si prende una ragazza e dice, ma mi ha sposato per i soldi? O invece in questo modo è amore, non può essere che amore. No, tagliamo, che amore. Comunque calci, non posso dire le parole perché sono un'inviata della stampa. E, sentite, facciamo un gioco così particolare. C'è la palla dei desideri, è simbolico. Quella faccia, Giacomino, ha qualcosa da dire? No. Oh, vorrei parlare col direttore. Ecco, sono sempre io l'inviata della stampa. Diciamolo, c'è una palla dei desideri. Ora mettiamola sul tavolo, facciamo finta che ce l'abbiamo qua. E un desiderio è, da una parte vince l'Inter, dall'altra invece il vostro film è campione d'incassi. Che scegliete? Come chi vuole rispondere? Lei è una lei è giornalista veramente che scarsissima, perché lei non sa, nonostante i suoi anni lievitano più verso gli anta che non gli enta, che si possono scrivere letterine a Babbo Natale e chiedere almeno due desideri. No, e noi abbiamo uno. No, poi chi se ne può mai scegliere tra due fedeltà, è una carognata. Siamo mica ai tempi dei nazisti che si sceglie tra... Esatto. Per comunque, cui... Silvana, è tardi, i bambini sono Per dirla, ti vuoi togliere dalla minchia, per favore? Che finiamo questo intervento. Tanti auguri, buon Natale e forza Inter. Forza Inter. Forza Inter, Silvana.